le cose meglio. Dunque, io sono Luigi Nautilli del comitato SOS Verde Pubblico di Terni e da tempo, già dal 2014-2015, ci battiamo contro le politiche antiambientali del comune di Terni. Quindi eravamo contro anche quando c'era la precedente giunta e non si può dire che siamo, come qualcuno ha detto, manipolati politicamente. Noi non siamo apartitici e quindi noi siamo qui stamattina già dalle 7 per in via Borsi a Terni per opporci all'abbattimento dei 36 pini di via Borsi stessa, in quanto riteniamo che sia un abbattimento illegale che si basa su un'ordinanza del comune che ci dicono esistere, ma che sul sito del comune all'albo pretorio non abbiamo trovato. Anche le due avvocate che ci seguono l'hanno cercato, hanno fatto richiesta di accesso agli atti e non è stata fornita nessuna documentazione. Pensiamo anche dalle nostre indagini che la perizia fatta dall'AFOR su questi alberi sia stata fatta in maniera non corretta, cioè soltanto a vista, cioè guardando soltanto gli alberi e stabilendo quello da buttare, quello da abbattere, quello no. E quindi abbiamo fatto una denuncia querela alla procura di Terni e abbiamo, oltre che prima, una diffida anche al comune, in cui denunciamo, a partire dal sindaco fino al responsabile tecnico di queste operazioni, a non proseguire in questo lavoro. Però vediamo che stanno proseguendo, ne hanno già abbattuto uno là. E poi che altro? E per cui noi riteniamo che si debba bloccare questa operazione. Adesso dovrebbe arrivare il procuratore di Terni, che speriamo che blocchi questa operazione in attesa di altri sviluppi.